Il nucleo tutela ambientale della Polizia Municipale di Paternò ha sequestrato un'area trasformata in discarica, ha denunciato il titolare. Poco più di 14.000 nuovi casi di Covid in Italia, tasso di positività al 5%, diminuiscono gli attuali positivi e ospedalizzati, continua a migliorare la situazione in Sicilia. Adesso il punto dei contagi nel comprensorio, 151 positivi a Paternò, 279 ad Adrano, 198 a Biancavilla. Paternò, l'assessore Roberto Faranda entra a far parte della giunta comunale. Attività produttive, manutenzioni e servizi cimiteriali, queste le deleghe. Questa mattina al quinto piano del Palazzo di Città si è tenuto il giuramento. Sono ormai popolarissimi i video della pagina satirica Etnaflix, capace di offrire un'esilarante lettura dei fatti che accadono nella cittadina rosso-azzurra, la famosa Paternò Hills 95047. Proseguono le indagini della polizia sulla rapina commessa ieri sera ai danni dell'hard discount della zona Sant'Alfio ad Adrano. Operazione denominata Festa in Maschera della Guardia di Finanza di Messina. Smascherati i furbetti del reddito di cittadinanza. Giuseppe Scandurra è il nuovo presidente di Sicilia Antica Paternò, l'associazione culturale che si occupa di valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico della città. Buonasera, bentrovati per questo nuovo spazio con l'informazione di Ciak Tele Sud. Apriamo parlando di rifiuti e in particolare guardiamo ad un'operazione che è stata condotta dagli agenti della Polizia Municipale di Paternò del Nucleo Tutela Ambientale. In particolare sono state sequestrate due aree e è stato denunciato anche il titolare di una di queste aree. Vediamo. Doppia operazione degli agenti del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Paternò contro l'abbandono di rifiuti che colpisce soprattutto le periferie dove non mancano le microdiscariche. Cittadini senza scrupoli, approfittando del fatto di ritrovarsi in periferia, abbandonano di tutto, soprattutto rifiuti speciali. Non mancano così pezzi di mobilia, vecchi elettrodomestici e il pericoloso amianto. Diverse le microdiscariche che circondano quasi a perimetrarlo il territorio paternese, offrendo un pessimo biglietto da visita oltre a inquinare pesantemente l'ambiente. Un atteggiamento incomprensibile se si pensa che i rifiuti, anche speciali, possono essere portati all'isola ecologica di Contrada Tre Fontane oppure debbono essere smaltiti nelle apposite piattaforme. L'attività degli agenti della Polizia Municipale in questa occasione si è concentrata lungo la provinciale 137 grazie ad alcune segnalazioni ricevute dai cittadini stanchi di assistere quotidianamente a quel degrado. Da qui il controllo degli agenti del Nucleo Tutela Ambientale che hanno diffidato alcuni proprietari di terreni adiacenti alla stessa provinciale nel dover adempiere al loro obbligo di vigilare sui loro terreni. Da qui i proprietari dei fondi hanno ripulito le aree e le hanno recintate per evitare in futuro ulteriori abbandoni. Inoltre, sempre gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato in altre aree della periferia paternese un controllo al termine del quale hanno sequestrato un'area di circa 1.500 metri quadrati adibita illecitamente a discarica di rifiuti di vario genere, anche speciali e pericolosi. Il proprietario dell'area è stato denunciato. L'intervento portato a termine dalla Polizia Municipale è stato coordinato insieme all'assessorato comunale all'ecologia affidato all'assessore Luigi Gulisano. E cambiamo argomento, adesso parliamo di Covid, poco più di 14.000 nuovi casi di Covid in Italia, tasso di positività al 5%, diminuiscono gli attuali positivi e anche gli ospedalizzati, continua a migliorare la situazione in Sicilia. Poco più di 14.000 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, al netto di oltre 270.000 tamponi processati tra molecolari e rapidi, con un tasso di positività del 5,2%.
377 morti con e per Covid nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 90.000 da inizio pandemia. Quasi 15.000 nuovi negativizzati all'infezione. Gli attuali positivi diminuiscono di 1.159 unità e adesso sono in tutto poco più di 429.000. Di questi, oltre 407.000 sono asintomatici in isolamento domiciliare. In terapia intensiva, il saldo tra ingressi e uscite è di 9 malati intubati in meno rispetto a ieri, per un totale di 2.142. Mentre in degenza ordinaria ci sono 168 posti letto in meno, per un totale di 19.575 malati con sintomi a causa dell'infezione. Continua a migliorare la situazione in Sicilia, dove i nuovi casi sono 616 su poco più di 25.000 tamponi processati tra molecolari antigenici, con un tasso di positività che scende rispetto a ieri, oggi si attesta al 2,4%. 31 i decessi nelle ultime 24 ore, alto il numero dei guariti, 1.685, dunque gli attuali positivi diminuiscono di 1.100 unità e adesso sono sotto 40.000. Scende il numero degli ospedalizzati nell'isola. In terapia intensiva ci sono 5 pazienti gravi in meno rispetto a ieri, per un totale di 182, mentre in degenza ordinaria si sono liberati 42 posti letto per un totale di 1.244 ricoverati con sintomi. Scendono i casi anche nella provincia di Catania rispetto a ieri, 151 nelle ultime 24 ore. Restiamo ancora a parlare di Covid, guardiamo ai contagi nel comprensorio, 151 i positivi a Paternò, 279 ad Adrano, 198 a Biancavilla. Vediamo. Ci sono 10 casi di Covid in meno ad Adrano rispetto a ieri, l'altalena del contagio referta nel bollettino di oggi 279 casi complessivi, dunque 10 in meno rispetto a ieri. Restano 6 ospedalizzati, diminuiscono i soggetti in isolamento fiduciario in attesa del tampone molecolare che passano da 512 a 331. E intanto questa mattina un nostro telespettatore ci ha segnalato questo: due scatoloni con la scritta rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo davanti il portone di casa. È successo in via Andrea Palladio, il cittadino che ieri aveva segnalato l'incredibile, si fa per dire, scoperta sotto il portone di casa ai vigili urbani, all'ufficio ambiente del comune di Adrano. Questa mattina si è recato di presenza nell'ufficio ambiente e nel pomeriggio di oggi la DASTI ha proceduto a togliere gli scatoloni che qualcuno aveva clamorosamente lasciato lì. A Biancavilla c'è un positivo in più rispetto a ieri, ma anche un ospedalizzato in meno. 198 i casi di Covid in città, 3 di questi sono ricoverati in ospedale. Restano 151 i casi a Paternò e 90 a Bronte. Scende il dato del contagio a Belpasso, sono 92 casi attivi nella città belpassese, di cui 4 ospedalizzati. Oggi festa a Catania in onore della Santa Patrona Agata. L'Arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, ha celebrato in una cattedrale chiusa e senza la presenza di fedeli il solenne pontificale. Nell'omelia ha dichiarato: "Non dobbiamo mai avere paura, neppure per la pandemia da Covid, perché Dio è sempre un padre che si prende cura di noi, suoi figli." A rappresentare la città di Catania è presente solo il sindaco Salvo Pogliese. Le strade di accesso alla cattedrale sono state transennate e oggi è rimasta in vigore un'ordinanza del sindaco che ha disposto il divieto di stazionamento in Piazza Duomo. E cambiamo argomento, parliamo adesso di politica, ci spostiamo di nuovo a Paternò, dove questa mattina ha giurato l'assessore Roberto Faranda, che entra così a far parte della giunta NASO. Attività produttive, manutenzioni e servizi cimiteriali, queste le deleghe che gli sono state attribuite presso appunto il quinto piano del Palazzo di Città. Vediamo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune di Paternò, in armonia agli interessi della Repubblica Italiana e della Regione Siciliana." Si è tenuto questa mattina a Paternò, presso il quinto piano del Palazzo di Città, il giuramento del nuovo assessore Roberto Faranda, che entra così a far parte della giunta comunale. A lui, così come annunciato nel corso della cerimonia di oggi, vanno le seguenti deleghe: attività produttive, manutenzioni e servizi cimiteriali. "Una nuova esperienza a cui voglio ringraziare moltissimo il sindaco, sia anche per l'impegno che dovrò mettere nelle deleghe che mi ha conferito il sindaco. Deleghe molto importanti, ma come diceva il sindaco, siamo una squadra.
lavoriamo tutti uniti per il bene della città. Non ci sono primati, ma quello, il mio impegno sarà solo ed esclusivamente nel collaborare con questa giunta che ha fatto fin oggi tanto, dare quel contributo professionale e della mia esperienza, metterla a disposizione di questa città. Un elemento che darà veramente un ulteriore apporto e un contributo alla città. Noi chiediamo questo si aspettano i cittadini da noi. È una giunta, come dicevo prima, una giunta coesa che lavora in squadra, di qual di là delle deleghe, abbiamo dato delle deleghe importanti all'assessore Faranda, ma al di là delle deleghe ognuno si occupa di tutto se c'è bisogno, se ci sono delle risposte immediate da dare alla città. Quando si lavora in squadra si corre tutti e devo dire che questo è accaduto e continuerà ad accadere, anzi abbiamo una ulteriore forza in giunta, così come abbiamo un'altra persona importante di fiducia, cittadino paternese che ama la città, in consiglio comunale, che è Orazio Terranova. Quindi continuano questi apporti positivi in questa squadra, in questa maggioranza. L'ho detto prima e lo ripeto, chiedo anche agli altri consiglieri, perché io non distingo maggioranza e opposizione, di poter contribuire, specialmente in questo momento particolare, a continuare a dare risposta alla città. Chiedo sempre unità, chiedo unità di intenti, perché questa è l'amministrazione della città e la città da noi si aspetta interventi, così come è accaduto e così come accadrà da qui fino all'ultimo giorno di legislatura. Ringrazio Roberto, ringrazio anche Orazio, anche avete visto i testimoni, c'era l'architetto Scuderi, così come l'ex consigliere Ivan Furnari, che anche se è stato durante le elezioni con un'altra compagine, ha dimostrato tanta responsabilità e sta dando anche lui il proprio apporto alla città e all'amministrazione. È importante in questo momento essere responsabili. La gente vuole questo da noi. E sulla nomina del nuovo assessore a Paternò, i gruppi di Alleanza per Paternò, Movimento 5 Stelle, Diventerà Bellissima, Forza Italia, Agire e Muoviti Paternò, in una nota evidenziano, in un momento eccezionale come quello che stiamo vivendo, dove l'emergenza sanitaria ed economica rischiano di condurci verso una tensione sociale dalle conseguenze inimmaginabili, prendiamo atto di come la maggioranza e l'amministrazione abbiano altro a cui pensare. I giochi di palazzo, nel tentativo di racimolare qualche numero in più, tenendo in piedi equilibri precari, credevamo appartenessero a logiche politiche che in un momento di straordinaria emergenza non dovevano e non potevano prevalere. Le nomine di consulenti a vario titolo, dicono ancora nella nota i gruppi, e la nomina ad assessore del consigliere Roberto Faranda non è altro che questo. In più è chiaro che le sue dimissioni da consigliere comunale altro non sono che un modo per far rientrare chi era rimasto senza poltrona. Certo, ci piacerebbe sapere dalla neo assessore, concludono con la nota, cosa lo ha portato a voler rientrare in maggioranza dopo il passaggio all'opposizione appena un anno fa, sottoscrivendo le dimissioni dell'allora assessore Rau. E sono ormai popolarissimi i video della pagina satirica di Etnaflix, capace di offrire un'esilarante lettura dei fatti che accadono nella cittadina rosso-azzurra, la famosa Paternò Hills 95047. Vediamo. Se siete paternesi avete sicuramente sentito parlare di Etnaflix, l'esilarante pagina social ispiratasi per il nome al ben noto colosso americano Netflix. I geni che si celano dietro questa divertentissima coltre di satira ed ironia tutta paternese restano ad oggi senza identità, e anche questo aspetto non fa che incrementare la curiosità di un pubblico diventato sempre più numeroso e affezionato.
Tutto nasce quando i creatori di Etnaflix caricano un video ispirato alla famosissima serie TV Beverly Hills 90210. Ma, e qui arriva il colpo di genio, la puntata scelta viene nuovamente doppiata dando ai personaggi le voci con l'inconfondibile parlata paternese e, ovviamente, dei nuovi nomi decisamente sicilianizzati. Negli episodi precedenti. E invece li dà a sgaggio e poi mi dice a picchie. Danzigna, cosa ne fa fare i guide? No. Che fai? Cerchi ragazze? Ma queste non le trovi a Paderni? Me le dà, a bolla perché vanno a me a bulla. Qui in ripetizione. Ione, vedi che ci vorrai? Adesso che si è presentato pomeriggio e si dice sta tranquillo perché si è due anzimentate e sta a posto. O perché ha coppia scopa da carriera. Oh, perché sta a bagno lo scotto? Ehi, ma per caso avete gli orecchioni? Allora, ma tu una sta patente? Ancora a mangiare carni cavaggio. Au, non è Ianuviele! Au, Ianuviele! Non quando posso mangiare, non mi sa base mana. Sì, vuole essere mezzo. Bastardo! Sta già a prendere il risultato delle proviene. Io voglio cantare le canzoni napoletane. O dicendo tu a Giovanni. E comunque tappava rasco la guida. La genne sono. Se Masoro, io ti defendo. Ma a fare pace con Maurizio, ok? E chi l'ha vista fare? Ma giù anche Rozzia. Non gli ne so agnare. Il video riscuote un successo strepitoso viaggiando di telefonino in telefonino tramite WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica. La pagina Etnaflix sui vari social network, da Facebook a YouTube, inizia ad espandersi aumentando la propria notorietà. La scelta della famosissima serie TV americana ribattezzata Paternò Hills 95047, unitamente al nome del canale social decisamente originale e facile da ricordare, ha reso la successione di contenuti ironici e satirici della pagina sempre più coinvolgente. Ormai un po' tutti a Paternò conoscono Etnaflix e ogni quando avviene qualcosa di importante in città, sia a livello politico che sociale, ci si precipita immediatamente a controllare la pagina degli stuzzicanti etnaflixiani per vedere la lettura ironica che offrono della realtà che tutti viviamo. Negli ultimi mesi l'attività di Etnaflix si è evoluta in termini satirici e se molti cittadini si sono nuovamente interessati alla politica locale è stato anche grazie al fatto che queste esilaranti clip sono riuscite a rendere divertente qualcosa come la politica paternese. Tante cose, cose che abbiamo bisogno di Non applaudire, non bisogna applaudire perché siamo un show. È la mozione di sfiducia che è stata presentata. Che vi ricordo che ancora chi sta giocando con questa mozione, forse questa vergogna se l'è portata solo questo Consiglio Comune. Mi sento offeso da Paternese, mi sento offeso essere rappresentato da 10 consiglieri così. Mi sento offeso e lo dico forte. Bravo Nino! Perché la nostra città ha bisogno di tante cose, cose che urlano, abbiamo bisogno di sagre, feste in onore delle varie Madonne, spettacoli musicali. I miei consiglieri, quelli che mi hanno voltato le spalle. Buono mannata a casa sto sinno. Sta accusando i firmatari della mozione di essere corrotti. Dentro questa sala consigliere, io ho ricevuto a questo personaggio. Non è neppure tra i punti della mozione. In effetti potrebbe essere un'idea. Sì, ma questa è la prima idea che mi è venuta in mente. Insomma, la loro satira informa e diverte. L'ultimo piccolo capolavoro che hanno sfornato riguarda la denuncia effettuata a mezzo social da Paolo Di Caro, trovatosi dinanzi ad una incresciosa situazione al cimitero monumentale. All'interno del cimitero monumentale, al centro del chiostro, una bara completamente aperta. Nino Naso Sindo. Spero solo che invece di pensare alle nomine assessoriali si pensi anche a lavorare. Vergogna! Raccapricciante, ecco, è raccapricciante. Adesso la pagina di cronaca. I carabinieri di Catania hanno arrestato 3 persone accusate di gestire una piazza di spaccio nel quartiere Pigno a Catania, vendendo cocaina ad un gruppo di clienti selezionati che arrivavano anche da Siracusa. Un giro d'affari che permetteva loro di arrivare a guadagnare fino a 300 euro al giorno e non soltanto in contanti. Chi non aveva i soldi per comprare la droga o era moroso poteva fare ricorso al baratto utilizzando come scambio materiale da utilizzare o da rivendere.
e proseguono le indagini della polizia sulla rapina commessa ieri sera ad Adrano ai danni dell'hard discount della zona di Sant'Alfio. Un uomo ha fatto irruzione nel supermercato con il volto coperto ed armato di pistola, bottino diverse centinaia di euro. Ad Adrano proseguono le indagini degli agenti del commissariato di polizia sulla rapina commessa ieri sera ai danni dell'hard discount della zona Sant'Alfio alla periferia della città. I poliziotti hanno subito avviato la caccia al malvivente che nella serata di ieri ha fatto irruzione all'interno del supermercato con il volto coperto da un casco e armato di pistola. Sono stati momenti di grande apprensione. L'uomo si è diretto alle casse dopo aver puntato l'arma ai dipendenti dell'esercizio commerciale, ha arraffato denaro in contante, poi si è dato alla fuga con il bottino, portando via diverse centinaia di euro. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte volanti della polizia e i carabinieri. A condurre le indagini è la polizia di Adrano, che si avvarrà anche delle immagini delle telecamere di sicurezza per risalire all'autore della rapina. È stata denominata festa in maschera l'operazione della Guardia di Finanza di Messina contro i furbetti del reddito di cittadinanza. Oltre 100 le persone segnalate alla magistratura, erogazioni indebite per oltre 1 milione di euro, bloccato il pagamento di altri 400.000 euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno identificato 175 persone che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza nonostante non avessero i requisiti previsti. Le Fiamme Gialle hanno accertato una truffa allo Stato per oltre 1 milione di euro e bloccato il pagamento di altri 400.000 euro. Complessivamente 109 le persone denunciate alle procure di Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto e Patti. Tra i beneficiari della misura di sostegno sarebbero stati individuati trafficanti di stupefacenti, imprenditori, artigiani, venditori ambulanti e poi ancora negozianti, giocatori online, un avvocato e numerosi lavoratori in nero. Emersi anche soggetti percettori del reddito di cittadinanza che avrebbero omesso di indicare nel previsto quadro della dichiarazione dei redditi quelli derivanti da vincite online, vincite per centinaia di migliaia di euro e, come se non bastasse, anche il reddito di cittadinanza. L'operazione, denominata Festa in Maschera, ha smascherato un traffico di sostanze stupefacenti sull'asse tra Calabria e Sicilia. Degli 11 soggetti sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare, 9 avrebbero fatto parte di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza. E chiudiamo con un servizio che parla di cultura. Giuseppe Scandurra è il nuovo presidente di Sicilia Antica a Paternò, l'associazione culturale che si occupa di valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico della città. Vediamo. Nuovo direttivo per l'Associazione Sicilia Antica di Paternò, a cominciare dall'avvertice con il passaggio del testimone tra Mimmo Chisari, che lascia la guida dopo 9 anni di presidenza, e il nuovo presidente Giuseppe Scandurra, che guiderà l'associazione per il triennio 2020-2023. Giuseppe Scandurra, docente di statistica economica all'Università degli Studi di Napoli Partenope, sarà affiancato alla vicepresidenza dall'avvocato Alfio Mirenna. Il ruolo di segretario è invece affidato all'architetto Giulio Doria e per la carica di tesoriere Barbara Cavallaro. Simona Guarnera è stata riconfermata come responsabile giovani. Colgo l'occasione per ringraziare il professore Chisari, che tanto ha fatto per Sicilia Antica, e il contributo fondamentale che ha dato per affermare l'associazione nel contesto cittadino. E io mi affianco a un direttivo giovane, perché chi mi affianca sono tutti soci di vecchia data dell'Associazione di Sicilia Antica, anagraficamente giovani, ma non per questo non preparati, anzi sono tutti giovani, molto attenti, profondi conoscitori delle tradizioni e della cultura di cui è pieno il nostro comune, quindi il comune di Paternò. E proprio questo nuovo direttivo, connotato da un'anagrafica abbastanza giovane, deve essere di stimolo per far avvicinare anche altri giovani a quella realtà variegata e fondamentale per il nostro territorio. Per cui io non sono uno storico, ovviamente, no? Mi occupo di altro. E secondo me è proprio
la valorizzazione e lo sviluppo degli stessi siti culturali, del patrimonio artistico e culturale, di cui il nostro territorio, ripeto, non stancherò mai di ripeterlo, è pieno, è colmo, deve essere proprio un driver per promuovere lo sviluppo del territorio, uno sviluppo economico, ma rivolto anche alla sostenibilità stessa dello sviluppo, perché è uno degli elementi chiave per raggiungere gli ormai noti, no, obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dall'ONU. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio con le notizie del meteo, vi auguro un buon fine settimana.